cosa hanno in comune la NASA e la Dainese? Molto più di quello che voi potreste immaginare, perché qui al DAR, ovvero l'archivio storico di Dainese, è esposta una biosuite, ovvero il prodotto di una partnership che è nata per volontà della NASA. Nel momento in cui ha immaginato di portare l'uomo su Marte ed è nato il problema di creare un abbigliamento adeguato per gli astronauti per consentirgli di esplorare in sicurezza la superficie del pianeta rosso. Dainese era il partner ideale per questa impresa tecnologica, avendo studiato per tantissimi anni il concetto stesso di libertà di movimento e sicurezza per il corpo umano. Il prodotto BioSuite ha portato allo sviluppo della tecnologia delle linee di non estensione, ovvero un materiale che segue le linee del corpo umano, mantenendo aderenza tra il tessuto e il corpo umano, e si è sviluppato fino a diventare una tecnologia che viene utilizzata adesso nella gamma Explorer, ovvero su tutti i prodotti di largo consumo che Dainese mette a disposizione di chi vuole un po' di tecnologia fantascientifica sul proprio prodotto. Cosa c'è in questa Antartica di così particolare? Questa è una giacca top di gamma, una tecnologia unica, ovvero quella di cui vi ho appena parlato, delle linee di non estensione. Tra questa giacca e questa tuta della NASA c'è molto più in comune di quello che si potrebbe pensare. Chi acquista questo prodotto potrà sentirsi in moto una sorta di astronauta. C'è tanta fantascienza tecnologica, se così si può definire, e Dainese è riuscita a rendere quella che sembrava una tecnologia fantascientifica qualcosa di diverso, ovvero una tecnologia a disposizione di tutti su un prodotto di serie come questo. Quindi ognuno di noi potrà sentirsi un po' astronauta nell'indossare la sua Antartica, come tutti gli altri prodotti della linea Explorer, che contano sulla tecnologia che permetterà forse agli astronauti di visitare Marte in sicurezza.